Sei contento della tua nuova skin, Chico? Mamma mia, è bellissima. Allora, c'era bisogno perché oggi noi qui siamo in missione segreta. Nessuno deve sospettare di noi. Allora, io sono Tiffany. Conosci Tiffany? Sì. Piace Tiffany, eh? Mamma mia. Non puoi. Ma come no? Non ci mettere neanche il pensiero, ok? È come se fosse una mia figlia, guarda. Le voglio talmente tanto bene che è una cosa incredibile. Allora, abbiamo The Bad Georgia 02, che credo sia una mia. Guarda, ce n'è troppe da dire. È un pasticcio. Allora, siamo sempre nel mondo di sorella VGF. Tu sai chi è sorella VGF? Una che si fingeva mia sorella, ok? Non è vero. Ah, ok. Però. E io l'ho punita, l'ho griffata. Oggi sei qui perché dobbiamo farle ancora di più. E a quanto pare in questo mondo è cambiato qualcosa di grande. Oh! Ma. Oh mio Dio, Giorgio, così. Ma dai, ma c'è la skin di Giorgio! Proprio la skin di Giorgio. Siete femmine vere. Sì, allora ti spiego in breve. È che non c'è mai tempo di dire i dettagli della missione. Allora, praticamente qua siamo in un mondo che è diventato solo per ragazze, ok? Quindi è per questo che ti ho fatto travestire da Chiquita. Giustamente, è anche un po' per ridere, però anche per questo. Quindi rispondi anche tu. Aspetta, te ti conosco, mi pare. Sì, io sono stata già qui con Sergente Cortez. Che la scorsa volta io ero Tiffany e Giorgio era sergente Cortez. Però adesso mi arrangio io. E lui ha fatto danni, ma l'ho sgridato e ora è andato via. Ecco, mi sembra giusto. Non posso entrare. Giusto. Infatti io e la mia amica Chiquita siamo femmine. Di qualcosa anche anch'io, tu, sei zitto tutto il tempo. Guarda, sei sospetto. Non so cosa dai dire. Ma che non ti sembra che ti sono anche dai sì non so cosa dire. Se uno è femmina non dice di essere femmina. Sì, magari per avvisare lo dice. Dai, sei allora ti devi essere più segreto, porca miseria. Ok, scusa. Tranquillo, comportati con nonchalance, okay. Fai vedere la camminata nonchalance. Vai. Una mezza corsa, così va bene. Un po' a destra e a sinistra anche, però. Chiquita, poi dobbiamo parlare. Vuole qualcosa? Hai visto come ho risposto? Brava. Eppure con te ti va benissimo. Ora ci ambientiamo un attimo, che ci sono cambiamenti, vedo. Ok, allora noi siamo qui da tutto il tempo. Io non ho letto un cacchio perché ero impegnato. Qua dietro c'è divisa da femmina. Prendiamola. La prendiamo. Io prendo questa più viola scuro. Ci sono anche gli scudi. Ma oh mio Dio, ma è fighissimo. Aspetta, siamo ricchi. Ok. Fatti vedere. Più o meno. Vabbè, io gli scudi li odio, però, perché coprono metà della visuale. Anche a me. Togliamolo. Però lo teniamo in mano, così ogni tanto lo facciamo vedere che ce l'abbiamo, capito? Ok. Poi, allora, per le femmine di qua, per i maschi di qua. Ok. Per i maschi. Maschio scifoso, questo server ti odia. Ma... Sei brutto, peloso, scemo e traditore. Mamma mia! Quante cose! Mica tutti facciamo così schifo, no? Vattene subito o ti chiliamo appena ti vediamo nel server. Invece, per le femmine... Benvenuta nel server tutto per le femmine. E questo io l'avevo già capito. Noi odiamo i maschi. E anche questo si capiva, eh? Ci ma fanno schifo e non li vogliamo nel server. Nella città... c'è una casa tutta per te e faremo tanti gospip. Ah, i gospip. No, è perché. Cos'è un gospip? Sarebbero quando le ragazze si dicono i pettegolezzi, capito? Ah, i gossip. Noi dobbiamo partecipare in questi gospip, capito? Ok. Infatti, dopo ti faccio un tutorial veloce per fare gospip. Vabbè. Se c'hai il fida, lo devi lasciare. Che drastici! Se scopriamo che stai coi maschi. A posto di scopriamo, avevo letto qualcos'altro e mi stavo preoccupando. Se scopriamo che stai con i maschi, ti cacciamo fuori e non sei più una vera femmina. Vabbè, diventi un lupo mannaro praticamente. Probabile. Ok, quindi dobbiamo dire che non siamo fidanzate, ok? Però a te ti deve piacere Chico, capito? Però moderatamente. Andiamo. Aspetta, leggo anche qua. Per le vere femmine, se ti perdi, segui i teli delle femmine con il cuore scritto con la Q sopra.
Ah, bene. Buono. Ok, c'era scritto A. No, perfetto. Andiamo, vai. Okay, una nuova, vai, avventura si apre. Allora, credo che qui, vedi cosa, vedi questo cubo d'ora roso qua, sì, ecco. Al posto di questo cubo roso, la scorsa volta che io sono venuto in questo mondo, c'era una chiesa dove si è celebrato il matrimonio tra sorella WGF e Giorgio, eh? Però mamma mia, fortunatamente siamo intervenuti noi e abbiamo distrutto, ah, okay, la chiesa, e quindi ora c'è al posto della, vale, chiesa questa specie di monumento alla femminilità. Non, okay, so, non so. Vabbè, facciamo, mi raccomando, è come ti ho detto prima, nonchalance, nonchalance. Okay, nonchalance. Muoviti un po' così, no? Fa vedere. Zigzag, ho capito. Un po' zigzag, ma non troppo, sennò puoi sembrare, okay, tipo un granchio. Venite al beacon quando avete finito. Andiamo al beacon, andiamo, dai. Andiamo al beacon. Con muoviti sempre un po', okay, un po' di più, capito? Nonchalance, nonchalance. Okay. Sicurezza anche, mentre mi raccomando, okay, non farti, bravo, i scudi. Fai vedere lo scudo, fai vedere lo scudo. Fatto vedere. Bravissimi noi. Eccolo qui. Metti qualche cuore, metti un cuore, fai, scrivi qualcosa, no, fai anche tu così con lo scudo. No, non lo so fare. Fallo, no, fallo, fallo, fatto, fallo, fatto, fatto. Sei molto scopribile, non, c'è, hai tanto da imparare, eh. Vabbè, 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 non ti preoccupare. Allora, adesso vuole dire, è determinata questa The Bad Giorgia, eh? Vede. Molto determinata. Però mi fa impressione che c'ha l'aspetto di Giorgio. Cioè, quasi schifo vedere Giorgio col cappello rosa. Che è cosa un po' strano, eh. Primo, Tiffany, sì. Tu avevi il fida peloso, sì, è brutto. Oh, il sergente Cortez c'ha il suo fascino comunque. Sì, abbastanza. Ma l'ho lasciato, ecco, io vado subito, cioè, l'ho lasciato, ta! Deciso e determinato. Mo farà una domanda a te, tu prepari. Okay. Allora, devi essere rapido con le dita per scrivere, ma aspetta, okay, che io ti do conferma, su quello, okay, che... ecco, è il momento tuo, è il momento tuo. Dimmi. Ecco, bravo, 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 femminile. Perché ti chiami così? Di così, di. Cosa devo dire? Perché Chico mi piace. Perché mi piace, okay, Chico, però... Okay. Bravo, però adesso lei sicuro ti dirà, ma no, perché... vedi, no! Perché? No, però tu tentenna, di, ma perché? Di, oh no, ma perché? Perché, bravo, 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 io l'avevo capito, lei ci piace Chico, dai! No, piove! Ma, vedi, fai piovere, fai, e quello è il tuo essere Chico, scusa, piove, possiamo dormire? Porca miseria, lo so, io non sopporto, che ti devo dire? Non sopporto, andiamo qui, vieni, so dove ci sono dei letti. Porca senza permesso, ho paura, andiamo, dei tuni, sì, è una roba incredibile, lo so. Cioè, anch'io. Dove dobbiamo andare? Dai, io non odio. Ci sono i letti. Ti giuro, quando piove mi fa male. Vieni all'hotel delle femmine. Andiamo all'hotel delle femmine. Vieni, sbrigati. Andiamo. E sta pioggia, guarda, mi fa male a me. Poi la pioggia e il buio su Minecraft. Poi quando piove c'è anche buio. Guarda, non mi far parlare del buio. Dove eravamo rimasti? Non mi ricordo nemmeno. Non neanche io. Io mi ricordo che dovevamo camminare così. Ok. E che non avevamo niente neanche da mangiare. È tornata. Finalmente il sole, come bello, sono bravo io a fare la femminuccia. Attenzione, uno zombie. Non facciamo niente, facciamolo ammazzare. Okay, okay. Tanto... No! È armata. Infatti, bisogna tentennare. Ora dobbiamo farci finti amici. Poi dopo tiriamo fuori le bombazze che non abbiamo. Speriamo di trovarle. Allora, adesso possiamo parlare. Parli. Bravo. Però un cuoricino ci devi buttare qui e lì, Ah, ok. Stavo a dire, prima a me mi piaceva Giorgio. Si vede. C'è ancora la skin, scusa. E piacerà ancora. E non probabile. Ti piace più? Ma poi ho capito che fa schifo e puzza. È pelloso. È peloso. Che schifo, Giorgio. Secondo me pelloso non è peloso, no? Cioè, poi il resto sì, puzza, fa schifo, sì, quello sì. E devi capire che pure Chico è così. Chico no. Non è pelloso. Tentenna, sono tutti così. Scrivi davvero, cerca di tentennare nella sua... Sì, veramente, è un mucco peloso e fungoso che... Che schifo, Chico, io glielo dico sempre a Chiquita che deve smetterla, devi smetterla, stupida Chiquita. Aia. Abbassa la testa e shifta, come fanno, okay, bravo, così, bravo. L'ho offeso. Sì, io ti do un'altra botta, tu rifallo, che sembri proprio in colpa. Allora, scrivi, sto soffrendo, ma mi passerà presto, vai, sono un genio, bravissimo. Presto. Così. Bravo. Presto. Tranquilla, ora la distanza.
traggo un po' per il dolore al corazon. Vai, vieni, vieni con me. Brava, andiamo. Ci siamo, femmine, che ti aiutiamo. Perfetto. Ma sorella VGF è qui per caso? Perché io mi domando, la scorsa volta c'era. Come mai oggi non c'è? Oggi non c'è. È strano. No, in realtà non è così strano. Ci avrà una vita anche al di fuori è del giusto, fingersi mia sorella, no? Non c'è sempre. Ah, peccato, salutamela. Ecco, adesso, se non ti spiace, faremo un giro, ok? Metto anche un cuore, che non ci sta mai male. Ci sono io lo metto. Per le nuove femmine. No. Dai, ma non sei capace, insomma, ma che sei quello? Non sei bravo, non sei bravo. Ok, così. Sei un disastro. Aspettate, ci vuole fare un regalo. Poi, dopo che se ne va via dalle pallucce, io solo... Sei uno okay. scemo. Dopo sì. che se ne va, io so dove andare, che ci sono delle robe che possiamo rubare, okay, capito? Okay. E poi dopo dobbiamo cercare le bombazze, che questo mondo è molto povero di bombazze. Ma come tu sai, per fare un griff, perché noi siamo qui per fare servono danni. Servono le bombazze. Servono le bombazze, senza le bombazze è come fare un panino senza il pane. È giusto, no, non fa, non fa. Ci vuole dare un piccone, forse? Sorella ha chiuso l'hotel. Ah. Ah, vedo, vedo. Non è che è rotto, no. E non possiamo entrare. Mica. Che peccato. Possiamo aspettare. Ma piccona, no? Scusa, non puoi rompere il muro. Il muro. Mi dispiace. Rompi il muro? Dai. Non ci vuole dare il regalo. Non si come non si rompe? Ah, ho capito. Ho capito, perché praticamente qua siamo vicini al centro del mondo, allo 000, no? E quindi c'è la safe zone. Non si può rompere. Solo chi ha creato il mondo può rompere. E quindi solo sorella. Porca miseria, ma come facciamo? Ma poi... è strano. Forse si può rompere tipo cosa da un facciamo? Angolo. Non lo so, magari c'era qualcosa di buono dentro. Ste porte con le bombazze qui, magari. Una bombazza sicuramente risolverebbe la situazione, entriamo secondo me. In qualche modo. Non si può. Come entriamo? No, non si può. Tu si mi può. Apri la porta così tante volte e io provo a entrare. Va bene, va bene, va bene. Non sta fa. Non funziona, vai. Non sta funzionando. Funziona. Più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. Ah! No. Stava per funzionare, ho visto bene. No, 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 non funziona. Non funziona. Mai. Ah! Più veloce, più veloce, più veloce. Non funziona. No, è impossibile. Niente. Impossibile. Veloce, veloce, veloce. Non funziona. È inutile. Però un'entrata la dobbiamo trovare. Io sono curioso adesso. Cioè, se ci voleva far entrare lì dentro, secondo me c'è qualcosa di intrigante. Troviamo. Per forza qui le bombazze. Un punto. Ma lì è entrata? Guarda, mi sa che lì. Sì, è lì, è dentro. È dentro? Oh. Non ci vuole far entrare. Dove sei entrata? Com'è possibile? Che qua ci lasciano fuori, ci lasciano. Dov'è l'entrata? Da qui? No, scherzo. Seguimi, seguimi. Non si riesce a entrare nelle camerette. Vabbè, intanto entriamo nella parte esterna, no? Tipo da qui. Aprici magari. Si può, non si rompe nulla, è tutto irrompibile. Dai, ma porca miseria. Io ero convinto di entrare. Vabbè, andiamo a vedere altro. Vieni esatto, con me. Andiamo. Approfittiamo che lei sta lì ad adoperarsi per cercare di farci entrare. E noi entriamo invece qua dentro. Vieni con me e ci arrubiamo qualcosa. Allora, qua ci sono ancora delle spade. Alcune buone, altre meno. Però ne prendo una. Prendite. Non d'oro, non d'oro, porca miseria. Giusto, giusto, giusto. Che schifo, okay, ma ci hai mai giocato a Minecraft? Rubavo tutto, sempre. Ma non mi dire, non l'avrei mai detto. Mai l'avrei detto, guarda. Da te, uno così onesto, non avrei mai pensato che tu fossi uno di quelli che non fanno nulla e rubano tutto agli altri. E invece. Ma non ci sono le bombazze. No, però ho trovato un arco potentissimo, che è buono. Poi ho trovato dei letti. Bombazze non ce ne sono, perché non ce n'erano neanche l'altra volta. Mi stai facendo venire mal di testa, smettila! Ok, scusa. Aspetta, rispondi a lei tu, rispondi a lei, io cerco. Dimmi. Io cerco e tu rispondi. Rispondo io. Manco un piccone c'è rimasto, non c'è rimasto niente qui, Poi non so neanche se dobbiamo griffare. Quanto dobbiamo griffare? Perché non è piace detto, Alex? Ci piace Alex? No, per niente, no. Cioè... a chi piacerebbe, Alex? Ah, cibo, tieni, vieni. Ok, lo prendo. Prendi dietro me. Bene, bravissime, brutti, bravo. Abbiamo passato il test. Gli puzzano le ascelle di McDonald's, Che c'ha l'odore di fritto nel... Attento, ce l'ha con te adesso, Tu okay. rispondi. Io devo trovare un piccone, cioè senza un piccone come cazzo. Hai il fida? No. Non puoi averlo, se no è la fine. Visto? Comunque non c'è un cacchio qui, non c'è neanche un piccone. C'è un piccone che sia uno, Come facciamo? Ricontrolliamo qui, magari. Sono le zappe, le canne da pesca. Piccone! Trovati! No, vieni!
Prendine uno anche te. Io prendo questo diamante qua di efficienza. Sì, sì, anch'io, prendi... anch'io, anch'io. Però non farti vedere che ce l'hai, eh. Vieni con me. Proviamo a spaccare. Adesso magari troviamo un punto da cui entrare. Dov'era l'hotel degli abbonati? Sì, delle... mi sono confuso. Okay, cos'è qui. Questo? L'hotel delle... Femmine, non femmine, lo so, l'hotel femmine. Delle femmine. Ah, proviamo a spaccare. Dai, così secondo me... Non si spacca. Però non è velocissimo, si spacca mai. Aspetta, magari... Io spacco e tu entri. Capito? Sì. Prova. Ma guarda che qui stiamo uscendo, eh. Non so dove sta. Allora siamo entrati. Da qui su. No, non siamo entrati. Un cacchio siamo entrati. Da dove che si entrava? Qui voglio... su. Aspetta, c'è lei. Non far vedere il piccone. Il piccone. Devi essere segreto. Dove sta andando? Bravissimo, cani. Meglio l'amica che i ragazzi. Sì. Cosa hai visto? I cani. Ma chi se ne frega dei non cani? Li abbiamo visti. Ma che sono? Una chiave, i cani, per entrare nell'hotel delle femmine. Magari. E proviamo a spaccare di nuovo. Magari ora riusciamo. Cioè, lei sta ancora provando, ma qui non si può. Non far vedere il piccone. Devo provare a entrare, porca miseria, scusami, eh. Un'entrata. Non si può, non si ma può. Sì, si può, ci sarà un posto, no? Un buco, qualcosa. Cos'è successo? Mi hai dato una... Dai, io voglio entrare, voglio vedere. Oh, c'è qualcosa. Qui, ho rotto! Bravissimo. No, giusto. Ma siamo sempre lì, siamo. Esatto. È fuori. Però, è fuori. Se facciamo qualcosa qui, possiamo entrare dalle finestre. Bravissimo! Dov'era il coso di prima? Ecco, qui. Prendo un po' di... Se lei arriva, tu di tipo, stiamo lavorando per te, per farti entrare. Okay. Allora io vado io, tu temporeggia. Vieni fuori però, sennò arrivo. Come fai a coprirmi? Ok, sono entrato. Okay. Sono dentro. Resto qui io? Sì, e se la vedi di tipo, anche le Chico! Cosa? Non si può entrare un cacchio perché è pieno di porte. È pieno di porte. Anche qui è tutto pieno di porte, è uno schifo. Se buco qua dove... No, non si può entrare. Esci. Esco? Però, sì, non è servito a niente. Sì, ma io voglio sapere cosa c'è lì dentro. Non me ne posso andare senza sapere. È impossibile. È impossibile, sì. Dovremmo togliere anche sta roba che abbiamo fatto perché desta un pochino di sospetto, sai. Secondo me dobbiamo levarla. Allora, io non so adesso. Secondo me dobbiamo aspettare. Perché, allora, qua c'è una decisione importante da fare. Dobbiamo decidere se dobbiamo rompere o no, ok? Però io vorrei sapere anche da... Vieni con me. Facciamo un giro di ricognizione. Perché voglio sapere da te e dai ragazzi a casa e dalle ragazze a casa se dobbiamo rompere ed eventualmente quanto dobbiamo rompere, perché ogni volta c'è questo dubbio, capito, di quanto deve essere intenso il griff. Io romperei, romperesti quanto? Cioè, alla fine di che cosa sono colpevoli? Tre quarti, dai. No, tre quarti è tantissimo. Scusa, di che cosa sono colpevoli qui? Ci odiano tutti, a caso. Vabbè, ma odiano. Sì, vabbè, ma non è proprio a caso. Devi sapere che loro sono arrabbiate perché io e Giorgio abbiamo rotto, capito? Non me l'avevi detto questo, però. Ho omesso un piccolo dettaglio. Piccolissimo. Quindi, capito? Forse hanno anche loro le loro piccole ragioni. Però del resto non va bene neanche odiare in questo modo. Quindi secondo me anche noi abbiamo le nostre ragioni di essere arrabbiati. Distruggiamo metà. Un pochino. Quindi secondo me qua non c'è nulla. Qua c'è il conduit rosa. Vabbè, non ci interessa. Secondo me c'è qualcosa di importante dentro l'hotel. Quindi io direi, tratteniamo il nostro giudizio in base a quello che troviamo dentro l'hotel quando ci riusciamo a entrare. Okay. Ma per entrare lì dobbiamo aspettare che ci sia anche sorella VGF.